Abbiamo visto le volte scorse il concetto di forza conservativa. Una forza si dice conservativa se il lavoro svolto per spostare un oggetto da un punto A a un punto B il lavoro svolto dalla forza su un corpo per spostarlo da un punto ad un altro è indipendente dal percorso da A a B, ma dipende solo dalle posizioni iniziale e finale. Dalle posizioni di A e di B, non da come passo da A a B. Se questo accade, se questo è il caso, allora posso dire che quella forza è una forza conservativa. In particolare abbiamo visto il caso della forza peso. Questo è il suolo, se ho un oggetto che cade verticalmente sotto l'azione della forza peso dal punto A al punto B, oppure cade lungo un piano inclinato prima e poi si muove orizzontalmente da C a B, il lavoro svolto dalla forza peso lungo il tragitto AB è identico al lavoro lungo il tragitto ACB. Abbiamo scelto un percorso abbastanza semplice, ma in realtà si può generalizzare. Per la forza peso questa proprietà vale qualunque siano i punti che formano il percorso da A a B, indipendentemente quanto complicato sia. Ok? Ed avevamo anche visto, posso scriverlo qua a fianco, che il lavoro svolto per andare da A a B è uguale, applicando la definizione di lavoro di una forza costante, supponendo di prendere per esempio, fatemelo disegnare in giallo perché non si confonda, prendiamo l'asse Y che cresce verso l'alto, allora il lavoro della forza è forza per spostamento. I due sono paralleli, quindi non ho più il coseno perché vale 1 in questo caso. La forza vale meno m volte g, m massa del corpo che cade, e meno perché? Perché la forza punta verso il basso, la mia coordinata positiva verso l'alto. Per lo spostamento è posizione finale meno posizione iniziale, quindi la quota di b meno la quota di a. Ok? Togliendo le parentesi, sviluppando quell'espressione, ottengo che il lavoro svolto dalla forza peso per andare da B vale quindi meno mg yb meno ya, tolgo le parentesi, meno mg yb più mg ya. Ma queste due grandezze dipendono solo dalla posizione. Ecco la proprietà del lavoro. Il lavoro della forza conservativa dipende solo dalla posizione finale e iniziale. Ok? Ma se queste grandezze, una con segno meno, l'altra con segno più, sono uguali al lavoro, anche esse necessariamente sono una forma di energia. Ricordate che abbiamo visto che il lavoro vale la variazione di energia cinetica, cioè un mezzo mv finale al quadrato meno un mezzo mv iniziale al quadrato. E abbiamo chiamato questa grandezza energia cinetica, cioè energia legata al movimento. Siccome qui ho il lavoro, anche qui avrò un'energia, per analogia,
d'accordo? Ma questa forma di energia non è una forma di energia legata al movimento, è di tutt'altro tipo, perché qui la velocità non c'è. Questa è legata alla posizione. Questo tipo di energia legata al posto, al luogo, alle coordinate del punto dove l'oggetto si trova, prende il nome di energia potenziale. Da un vecchio termine aristotelico, energia in potenza. Cioè questa è una riserva di energia che è disponibile. Se lascio cadere il gessetto dall'alto, l'energia potenziale si trasforma in energia cinetica. Ok? Per il solo fatto che sta in un determinato punto, un corpo possiede una certa energia. Abbiamo visto l'altra volta anche che, in base a questa relazione, abbiamo visto che il concetto di energia è l'oggetto possiede una certa energia perché è in grado di svolgere un determinato lavoro. Ora, questa forma di energia è legata alla posizione. Quando questo accade, questa la chiamo energia potenziale. Attenzione, solo le forze conservative sono dotate di energia potenziale. Se una forza non è conservativa, cioè se il lavoro per andare da A a B dipendesse anche dal percorso, non potrei scriverlo come la differenza tra due grandezze, una calcolata in un posto e una calcolata in un altro, perché dipende anche da come passo da un punto all'altro. Il fatto che posso scriverlo così, siccome la differenza tra una grandezza in un punto meno la grandezza in un altro, dipende dal fatto che la forza è conservativa. Nel caso della forza peso, quindi è conservativa, quindi ammette energia potenziale, e l'energia potenziale della forza peso, riscrivo la formula di prima, vale meno mg yb più mg YA, quindi è l'opposto della differenza di energia potenziale, quindi è la diminuzione di energia potenziale, perché vedete la grandezza MGYB, che chiameremo energia potenziale in B, ha il segno meno, quindi questa è la diminuzione di energia potenziale, valore iniziale meno quello finale, mentre con delta si intende sempre valore finale meno iniziale. Okay, il lavoro è dato dalla diminuzione dell'energia potenziale, d'accordo? E questa relazione la riscrivo. Il fatto che il lavoro svolto dalla forza vale la diminuzione dell'energia potenziale è la definizione dell'energia potenziale. L'energia potenziale la calcolo così. Calcolo il lavoro della forza e lo confronto con una grandezza che chiamo energia potenziale, dove qui ho una variazione col segno meno davanti. In base a questa definizione, confrontandola con quanto trovato con la forza peso, scelgo, cioè si determina il fatto che l'energia potenziale per la forza peso viene espressa da mgy o h, se voglio chiamare h la quota. Questo cosa significa? Mentre l'energia cinetica ha sempre la stessa espressione, un mezzo mv la seconda, non dipende dalla forza in gioco, per l'energia cinetica prendo sempre quel tipo di espressione, l'energia potenziale ha un'espressione che dipende dal tipo di forza, perché in primis solo le forze conservative hanno energia potenziale,
mentre il teorema dell'energia cinetica, cioè l'azione del lavoro della forza d'attrito, okay, comporta una variazione di energia cinetica anche se la forza d'attrito non è conservativa, mentre solo le forze conservative hanno energia potenziale. A. B. L'espressione dell'energia potenziale, cioè la sua relazione che la definisce, quindi dice come calcolarla, dipende da quale forza è in gioco. Adesso vedremo un altro esempio di forza che comporta un'espressione di energia potenziale diversa. Ok? Se sto lavorando con la forza peso, l'energia potenziale ad essa associata è la massa dell'oggetto per la accelerazione di gravità per la quota. Quello che ha significato fisico è la differenza di energia potenziale. Scrivendola così, io assumo che a quota zero, nel nostro caso al suolo, l'energia potenziale sia nulla. Ma questa differenza non dipende da dove fisso lo zero. Dovunque io lo fissi, la differenza è la stessa. Che sarebbe come dire, l'altezza di questa stanza non dipende da dove comincio a misurare la posizione del pavimento e del soffitto. Che la misuri dal soffitto o dal piano di sotto, l'altezza della stanza è sempre quella. Posso fissare l'origine delle mie coordinate dove mi pare, ma l'altezza della stanza è la stessa. Qui è uguale. Ciò che produce lavoro è la variazione di energia potenziale, non l'energia potenziale in sé. Diciamo che viene comodo, viene semplice fissare l'energia potenziale zero dove la quota è nulla. È più semplice. Ma non è indispensabile, non è obbligatorio. Posso fissare l'energia zero dove mi pare. Alcuni posti sono più convenienti di altri. Ok? Immediata conseguenza di questo, tenete presente questa relazione e il teorema dell'energia cinetica, è uno dei principi più importanti di tutta la fisica e di tutta la scienza. Lo riscrivo qui. Il lavoro svolto da una forza qualsiasi è uguale alla variazione di energia cinetica. Nel caso nostro, per esempio, l'energia cinetica in V meno l'energia cinetica nel punto A, mentre il corpo cade verticalmente. Abbiamo visto che siccome la forza peso è conservativa, allora il lavoro è anche uguale a meno la variazione di energia potenziale, cioè l'energia potenziale in A meno quella in B. Ma siccome questa espressione e queste sono identiche a L, saranno uguali anche tra di loro. Questo significa che l'energia cinetica in B meno l'energia cinetica in A vale l'energia potenziale in A meno l'energia potenziale in B. Perché sono entrambe uguali al lavoro svolto dalla forza. Ora con un briciolo di algebra posso fare in modo che di qua e di là dell'uguale ho tutte quantità calcolate nello stesso punto, tutte in B o tutte in A. È sufficiente prendere questo termine e spostarlo a destra e questo termine e spostarlo a sinistra, cambiandogli di segno. E ottengo che l'energia cinetica in B più l'energia potenziale in B vale l'energia cinetica in A più l'energia potenziale in A. Questo non dipende dalla scelta di A e di B. Su A e B non ho fatto nessuna ipotesi. Qualunque siano i due punti, la somma dell'energia cinetica e potenziale in un punto è identica allo stesso valore dell'energia cinetica e potenziale in un altro punto. Quindi ne deduco che chiamo energia meccanica o meccanica totale la somma dell'energia cinetica più
l'energia potenziale, questa è costante. Assume lo stesso valore in qualunque punto la calcoli. Questo prende il nome di principio di conservazione dell'energia. Meccanica. Questo vale in quale ipotesi? Beh, che le forme di energia di cui teniamo conto siano solo quella cinetica e potenziale. In quel caso ho energia meccanica totale. In realtà più avanti vedremo che se le forze coinvolte non sono conservative, allora non è che il principio di energia venga violato, ma l'energia da meccanica passa a un'altra forma. Quindi in realtà il totale dell'energia in qualunque forma si presenti rimane costante. Il totale è lo stesso, cambia di tipo di energia. Ok? Viene convertito da una forma all'altra. Quando il nostro sassolino cade, in questa posizione, quando io lo lascio cadere, la sua energia cade da fermo, è tutta potenziale, perché parte da fermo, l'energia cinetica è zero. Mentre cade, accelera, la velocità aumenta, ma la quota diminuisce. Quindi l'energia cinetica, che è un mezzo mv quadro, energia potenziale mgA di y diminuisce, ma il quadro aumenta. Il totale rimane lo stesso, l'energia passa da una forma a un'altra. Quando è a terra in B, l'energia è tutta cinetica. Quindi la forza peso non fa altro che convertire l'energia da una forma all'altra, mantenendo il totale costante. Poi che succede? Supponete che anziché il gessetto io ho una pallina di gomma. Se la gomma fosse ideale, okay, colpisce B, rimbalza e ritorna in A. Subisce un urto, gli urti saranno il prossimo argomento di studio, vedremo più avanti, e l'urto cosa fa? Non fa altro che cambiare il verso della velocità e ritorna su. Se l'urto fosse ideale, tornerebbe esattamente alla stessa quota, ma ahimè, l'urto cosa fa? Deforma la pallina. Okay, la pallina, ritornando alla forma originaria, si spinge se stessa verso l'alto, ma la deformazione non è del tutto reversibile. Parte dell'energia meccanica viene convertita in energia interna, in un'altra forma di energia che non viene recuperata, quindi rimbalza a una quota inferiore. Questo lo vedremo fisicamente in una delle prossime lezioni. Ok? Quindi l'energia meccanica nel rimbalzo viene a diminuire, ma in realtà la parte che mi manca verrà convertita in energia interna, cioè la pallina si scalda, cioè in forma di energia, con energia termica che nella nostra relazione non figura, ma se tenessi conto anche di quella, il totale dell'energia sarebbe comunque costante. Finché l'energia rimane di tipo meccanico, cinetica e potenziale, il totale è costante. Ok? Che succede se non tutte le forze in gioco sono forze conservative? Andiamo a vederlo. Posso andare avanti? Ripeto. Il principio dell'energia dice la seguente cosa: la somma dell'energia cinetica più potenziale rimane costante se le forze in gioco sono conservative, perché
solo quelli hanno energia potenziale. Questa è un'ipotesi importante. Posso utilizzare il principio di conservazione dell'energia se le forze in gioco sono conservative. Se non lo sono, in caso più generale, la forza risultante applicata a un corpo può essere dovuta a due contributi, sarà una parte di forze conservative più una parte di forze non conservative. Posso avere entrambi i tipi di forza. Per esempio, il sassolino che cade dalla mia mano, lascio cadere, incontra la resistenza dell'aria. L'attrito viscoso, lo vedremo quando ci saremo i fluidi, è una forza di attrito e non è conservativa. Allora, se la forza risultante la penso composta di due termini, qui dentro metto tutte le forze conservative che ci sono. Questo termine descrive tutte le forze non conservative, cioè il cui lavoro dipende dal percorso. Allora, in generale, il lavoro fatto per spostare da un corpo A a un punto B sarà il lavoro delle forze conservative più il lavoro delle forze non conservative. LC, il lavoro delle forze conservative, più LNC, il lavoro delle forze non conservative. Ok? Ma abbiamo anche visto che qualunque sia il tipo di forza in gioco, il lavoro è sempre uguale alla variazione dell'energia cinetica, sia che le forze siano conservative, sia che non lo siano. Quindi, il totale è sempre uguale alla variazione di energia cinetica. Il totale del lavoro svolto mi dà sempre la variazione di energia cinetica, mentre il lavoro delle forze conservative è solo questo, vale la diminuzione dell'energia potenziale, perché solo la parte conservativa ha associata un'energia potenziale. Ok? Di conseguenza posso cambiare pagina. Descrivo il lavoro delle totale come la variazione di energia cinetica, il lavoro delle forze conservative come la diminuzione di energia potenziale e poi ho il lavoro delle forze non conservative. Quindi la variazione di energia cinetica è uguale alla diminuzione di energia potenziale più il lavoro delle forze non conservative. Porto la variazione di energia potenziale a sinistra e ho l'aumento di energia cinetica più la variazione di energia potenziale che vale il lavoro delle forze non conservative. Quindi in generale la variazione di energia meccanica cinetica più potenziale è data dal lavoro delle forze non conservative. Siccome normalmente le forze non conservative sono forze frenanti, il loro lavoro è negativo. Quindi l'energia meccanica, in presenza di forze non conservative, diminuisce. Ecco allora la formulazione generale del principio di conservazione dell'energia. Se il lavoro delle forze non conservative è zero, può essere, se sono presenti forze non conservative ma il loro lavoro è nullo, allora l'energia meccanica non cambia. La variazione dell'energia meccanica è nulla, cioè l'energia meccanica si conserva se è nullo il lavoro delle forze non conservative.
Ok? Non tutte le forze non conservative sono forze di attrito. Esistono forze non conservative che non sono forze di attrito. Tuttavia, se il loro lavoro è zero, cioè durante il moto di un oggetto queste non svolgono lavoro, allora l'energia totale di quell'oggetto si conserva, rimane di forma meccanica. Abbiamo ancora un po' più di tempo. Sì, l'ultima cosa che volevo vedere oggi è la seguente. Abbiamo visto che il lavoro di una forza si calcola come prodotto di forza per spostamento se la forza è costante. Ok? Se la forza è costante, L è forza per spostamento. Supponiamo di mettere in grafico in ascissa la posizione in ordinata la forza. X è la posizione dell'oggetto in moto, o nel caso della forza peso qui sarebbe Y se è la quota, non fa niente. Ok? Se la forza è costante, cioè se non cambia durante il moto, che tipo di grafico ho F verso X? Se F è lo stesso durante tutto il moto. Questo metti che sia posizione iniziale e posizione finale, XI, XF. Se durante il moto il corpo non subisce forze diverse, ma sempre la stessa, il grafico è una retta orizzontale. In particolare è un segmento che congiunge i due istanti, i due moti, posizione iniziale e finale. Okay. Quindi viene a formarsi un rettangolo, se volete. Questo è l'inizio dell'azione della forza, questo è il punto finale dell'azione della forza. La base di questo rettangolo è lo spostamento. L'altezza è il valore della forza. Il loro prodotto L per delta F, geometricamente che cos'è? L'area. L'area di questo rettangolo è numericamente il lavoro della forza, base per altezza. Era un po' come quando abbiamo visto lo spostamento nel moto uniforme, velocità per intervallo di tempo, e l'area di quel rettangolo nel grafico VT. Qui è analogo. Questa proprietà, cioè il fatto che il lavoro è interpretabile come l'area, rimane vera anche se la forza è variabile. Se F non è costante durante il moto, qui ho X, X iniziale, X finale, se questa è la forza iniziale, questo è il punto finale, ecco, nel passare da questa posizione a questa la forza cambia di molto, tuttavia l'area sotto questo grafico, il grafico della forza, rimane uguale al lavoro per andare da A a B. Si complica solo il modo di calcolarlo, ma quell'area, l'area sotto il grafico della porta, mi dà comunque il lavoro svolto dalla porta. Più o meno per questo periodo, così un po' più avanti, l'anno prossimo saprete come calcolarlo in generale, prossimamente su questi schemi. La tecnica matematica che qua questo svolge questo compito sarà un calcolo integrale. Ed è stata inventata apposta per questo scopo. Ed è stata definita lo strumento di conoscenza più potente che la mente umana abbia mai costruito.
prossimamente su questi schermi. Non perdete le prossime puntate. Applichiamo questo risultato a una forza variabile che conosciamo. Quale forza abbiamo visto che non è uniforme, che non è costante durante il moto? L'abbiamo già incontrata nello studio precedente. Chi se la ricorda? Non è la forza peso, abbiamo visto che non lo è. Qual è un sistema semplice, meccanicamente molto semplice, soggetto, guidato da una forza variabile? La molla. La forza elastica è una forza che dipende da quanto la molla è allungata. La forza elastica non è una forza uniforme, nel corso del moto cambia. Vediamo, qui c'è il muro, la molla, il blocchetto di massa M, molla di costante elastica K, forza elastica vale meno KX, se X è l'allungamento della molla. Qui magari mettiamo X uguale a 0, il nostro sistema di coordinate ha l'equilibrio in questo punto, questa è la coordinata x, la differenza tra x e 0 è l'allungamento della molla, ok? Ma a seconda di dove sta la massa m, la forza è diversa. Se metto in grafico forza e posizione, grafico questa legge. Che tipo di grafico ottengo? Se ho x in ascissa e f in ordinata. Cioè? Cioè questo? No. Questo? Sarebbe questo se fosse costante, ma non lo è. Che tipo di grafico ho dove l'ordinata è multiplo dell'ascissa? Lo conoscete questo grafico, lo conoscete bene. Se invece che chiamarlo F lo chiamassi Y, che cosa avrei? Se invece che chiamarlo meno K lo chiamassi M, avrei Y uguale a M per X. È una retta. Y vale n volte x, una retta che passa per l'origine, però il coefficiente angolare è negativo. Di conseguenza la retta ha una pendenza negativa. Consideriamo due punti qualsiasi. Questo per esempio sia l'x iniziale, questo l'x finale, cioè il corpo sta tornando verso la posizione di equilibrio, ma qualunque altra coppia di punti va bene, ok? Allora proietto xxf sulla mia retta e che figura geometrica ottengo? Un trapezio rettangolo. L'area di questo trapezio è il lavoro della forza. Il lavoro che ottengo sarà positivo o negativo? È positivo. Perché? Perché la molla, la forza, accelera la molla. Aumenta la velocità. Da questo punto a questo punto, se la molla, se M si avvicina al punto di equilibrio, la sua velocità aumenta, l'energia cinetica aumenta e il lavoro è positivo. Ok?
Qui però ho un'ordinata che è negativa, l'area sta sotto l'asse di x. È sufficiente tener conto del fatto che xf, posizione finale, è inferiore a xi. Quindi il lavoro svolto dalla nostra forza, L, vale base del rettangolo con l'orientazione fisicamente corretta, quindi xf meno xi, per, come calcolo l'area del trapezio? Base del trapezio per area del trapezio, base per somma delle altezze diviso 2. Base, cioè in questo caso è l'altezza, base minore più base maggiore, che sono l'altezza del nostro trapezio perché è ruotato, diviso 2, o meglio semisomma delle due basi. Quindi xf meno xi per un mezzo di, ma l'ordinata in questo punto quanto vale? C'è questo segmento. È una forza, è meno k xf. L'ordinata in questo punto è una forza, è meno k xi. Tengo conto del fatto che il trapezio è svolto verso il basso. Lo scrivo in un'altra pagina, siete arrivati fin qua. Il mio lavoro per andare alla posizione finale vale posizione finale meno posizione iniziale per un mezzo di meno k xi meno k xf. Qui posso raccogliere un meno k e ottengo meno un mezzo k xf meno xi per xf più xi. Non c'è chi non veda più un prodotto notevole, che incombono sempre. Somma per differenza è la differenza di quadrati. E questa è una funzione dove ho una grandezza legata alla posizione finale e quella alla posizione iniziale. Ecco la mia energia potenziale. Questa vale meno delta. E qui prego. Poi le ho invertite, ma è comunque la somma. Certo, questo più questo o questo più questo è identico. Era solamente per avere nello stesso ordine. Ok? Confronto questa espressione che ho ottenuto con la definizione di energia potenziale, vi scrivo nell'altra pagina. Abbiamo L che è uguale a meno un mezzo K x F alla seconda più un mezzo K xi alla seconda, e questo vale meno delta EP, cioè meno l'energia potenziale finale più l'energia potenziale iniziale. Da questo ottengo che l'energia potenziale per la forza elastica vale un mezzo la costante elastica per l'allungamento al quadrato. Vedete che è molto diversa dall'energia potenziale gravitazionale, MGA. Qui dipende dal quadrato della posizione. Se confrontate EPF viene meno KXF alla seconda, EPI un mezzo KXI alla seconda. L'energia potenziale nella posizione X vale un mezzo KX al quadrato.
e quindi si riuscite a calcolare la distanza potenziale anche di una forza non costante. Anche in questo caso la forza elastica che lavoro fa? Non fa che spostare l'energia da cinetica a potenziale e viceversa. Il punto di oscillazione della molla è una continua conversione di energia da cinetica potenziale e ritorno.